Ehi! Ti servono dei ferri, Tom? No, sono a posto, grazie. Io e Polly dobbiamo dare una lezione ad alcuni teppistelli. Se li riempio di buchi, sporcherò il quartiere. Gli spaccherò la testa, è abbastanza. Sam ha dato una ripulita al magazzino di un tizio, eh? È autografata da Baby Root in persona. Mi hanno minchiato ovviamente, ma fanno male. Non se ne accorgeranno nemmeno. Lo credo anch'io. Grazie, Vinny. Jobs are fewer and farther between. But that simply is no reason to bite one's thumb at the rule of law. In fact, I feel that... Finalmente ha smesso. Finalmente! Pozza, sono fradicio. Non capisco perché Biff si è trasferito in questa fogna. Lascialo in pace, è innamorato. Tutte menghiate. Si è solo beccato la febbre gialla quando abbiamo rubato quel porno di Shanghai. A me lei non dispiace. Tieni un problema, Tommy. Sei sempre troppo tenero con le ragazze. Bambolina, è un piacere. Falla uscire, Biff, dobbiamo parlare. Di sopra, ti spiace? Allora, che vi serve? Cerchiamo informazioni. Le coglioni stanno creando problemi. Hanno infastidito la figlia di Luigi. I coglioni sono tanti. Altri dettagli? Uno di loro è una serpe di nome Billy. È amico di un babbeo perfettino e di un bestione pelato. Ok, li conosco. Sono la vecchia stazione di servizio, a un isolato da qui. Ogni tanto vengono a vendere qualcosa. Sono dilettanti. Per questo siamo da te, Biff. Quei dilettanti sei il migliore. Uscite dal retro e attraversate la strada. Li trovate lì. Ti ringrazio. Ci vediamo. Ehi, Polly, per la grana... Tranquillo, sta aspettando il mio contatto. Poi se ne riparla, abbi pazienza. Cosa stavate parlando? Tu e Biff avete in ballo qualcosa? Un mio contatto sta importando un carico di completi. Roba di classe, messicana. Quindi tu compri i vestiti dal Messico? No, idiota. I completi sono stati rubati da un magazzino in centro. Il sacco è messicano. Di origine, almeno. Vive a Holbrook. Ma il Don questo lo sa? Certo che sì, avrà la sua parte. Ma tu tieni la bocca chiusa. Non ho sentito nulla. Li vedessi, li sapresti riconoscere. Certo. E anche se non li riconoscessi, non ci sono tanti bianchi che bazzicano qui a Chinatown. Eccoli là. Che sto piano? Ora ci vado e inizio a pestare tutti. E tu mi segui a ruota. Niente sparatori. È un'idea che ti è venuta da solo. No, è una cosa che si fa spesso. Forse conviene rompere di piano. Ve lo giuro, il culo più bello che avessi visto. Oh, oh. Billy è quel tipo dell'altra notte. Venite subito! Prendele, Tom! Fatti sotto! Ecco perché non conviene mettersi contro di noi! Recuperatelo! Vieni qui! Gira! Cristo! Sembra che si sposta! Venditela qua! Farò male! Scavalca,
tomba prima che se la sguagli. Proteggete Billy. Porta giù culo, arrivati! Avete un bel coraggio ad attaccarci nel nostro corpo. Lascerete le penne, avete capito? Prende la pistola, Tommy. Ora se fa su sé. Credi che non l'abbia capito? Vado a nord, tu vai a sud. Oh. Io vado su, tu passa da lì. Ok, ok, va bene! Billy, dobbiamo andare, ora! Hey, corri, vai! Apritemi mentre mi ricarico! Che saluti! Cercate di aggirare! Quello lì è spacciato! Johnny, sta giù! Andiamo, andiamo, andiamo via! Dobbiamo tornare in macchina, Tommy! Levati! Rega, forza, non facciamoceli scappare! Tranquillo, ci penso io. Stupido figlio di puttana si è schiantato. Certamente non ne usciranno vivi. Pensaci tu, Tom. No, 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 aspetta. Ti prego. Cazzo, io... Non voglio morire. Cristo, Tommy! Non devi farti scrupoli con questi animali. Uno come quello lì ti fotte alla prima occasione. Sparagli e non pensarci più, no? Mi scherica. Ma anche questa si è stanata. E che cazzo, Tommy? Cos'è quella faccia? Ti ricordi cosa volevano fare a sera, sì? Sì. Solo... Ehi! Scogliamocela prima che arrivino gli spiriti. Sotto il letto c'è una borsa piena di soldi.
Poi la porta ha una scala. Non posso più andare avanti così. È stata fortuna. Ti darò la possibilità di rifarti. Una partita, capo? Dobbiamo parlare d'affari, Poli. Siamo nella merda. Viene dall'ufficio del medico legale di un collaboratore. Il suo nome era Ghillotti. Lo riconoscete? Certo, è uno dei teppisti che abbiamo cacciato. Sapete perché ha un proiettile in testa? Sì, ci dava problemi. La polizia dovrebbe ringraziarci. Era uno stupratore. Sì, ma lui era anche il figlio di un noto assessore. Per gettare un politico tra le braccia di Morello, la cosa migliore tocca agli i parenti. Cristo. Anche ancora il peggio. C'erano altri tra le lamiere? Sì, ma quello lì era già morto. Cos'era? Forse il nipote del presidente? Due colpi in testa, Poli. Se devi fare un lavoro, fallo bene. È vivo? Sì, l'hanno recuperato al St. Mary, ma ce l'ha fatta. Pensate possa identificarvi? Non lo so. Può darsi. Ok. Sentite, prenderemo due piccioni con una fava. Il funerale di Ghillotti si tiene a St. Michael. Sam, tu devi andare. Mettete in fondo e individua il bastardo. E come lo riconosco? È appena sopravvissuto a un incidente d'auto. Il suo braccio è rotto, lo ingesseranno. Sam ha bisogno di un diversivo per rimediare ai vostri cazzo di casini. Mandi tu a inzuppare il biscotto? Un bordello? Un posto raffinato, in fondo alla strada di St. Michael. Il Don ha investito parecchio denaro in questa attività. Anche io e Sam. Indipendentemente da ciò, il proprietario ha deciso di fare affari con Morello, scaricando noi. Vuole che gli faccia ricordare l'impegno preso. Esatto. Poi fai saltare tutto in aria. Che cosa? Morello vuole portare via un nostro business. Rimarrà a bocca asciutta. Ascolta, Tom, non possiamo mandare Poli e Sam. Le signorine li conoscono. Non riuscirebbero nemmeno a entrare. Ma tu sei quello ideale. Va bene. Che faccio col direttore? Occupati di lui appena lo trovi. Se le puttane ti vedono, sarà un piccolo avviso. Tolto di mezzo lui, vai nel suo ufficio all'ultimo piano. Prendi tutti i documenti e i soldi che trovi e piazzi gli esplosivi. Vincenzo ti darà tutto quello che è necessario. Credete che l'esplosione sia un buon diversivo? Sì, ma usa la testa. Spara solo se sei certo di non farti beccare. Tommy, c'è un'ultima cosa. Una delle ragazze passa a Morello le informazioni sulle nostre operazioni. Prima di fare saltare tutto, dovrai sbarazzarti anche di lei. Vuoi che Tommy uccida una donna? Andiamo, Frank. È una coincidenza sfortunata per Tom, ma dobbiamo proteggere la famiglia. Si chiama Michelle. Di solito lavora in una delle stanze di sopra. La sua foto è nel fascicolo. I vostri compiti sono chiari? Sì. Tom? Ma certo, capo. Datevi da fare. Aspetta un secondo. Prima devo dirti una cosa. È per la ragazza. Michelle? Sì. Non devi per forza farla fuori. Fai solo in modo che sparisca. La conosci? Sì. Ci sono stato qualche volta. È una brava ragazza, Tom. Forse non proprio sveglia. Non merita di essere ammazzata perché le piace ascoltare le mie chiacchiere. Lascerebbe la città. Una volta capito qual è l'alternativa. Sì, direi di sì. Prendi un centone. Faglielo avere. Così può andarsene lontano. Ok, Sam. Vedrò che posso fare. Non chiedo altro. Andiamo. Michelle. È quella dell'ocodromo, giusto? Tom, non ho altro da aggiungere su questa faccenda. Basta. Ti ho detto quello che dovevo dirti e tu mi hai ascoltato. Non ne parliamo. Ok. La tua fermata. Roosevelt porta il New Deal allo Steven. Comprate una copia! Porgerò le tue condoglianze alla famiglia. Buona fortuna. Anche a te.
paradise for music lovers with the best sets. Comportati bene qui dentro, ok? Sai dove posso trovare il direttore? Io sono solo il portiere. Ehi, splendore. Vuoi compagnia, da bere o entrambe le cose? Una ragazza. E devo anche parlare col direttore. Per la prima cosa ci penso io. Vieni. Scegli quella che ti piace. E poi vai a conoscerla meglio di sopra. Non c'è fretta. Bevi qualcosa, rilassati e divertiti un po'. Buon pomeriggio, signore. Devo parlare con Michelle. Le uniche ragazze disponibili sono qui. Scegli quella che vuoi senza fare il difficile. Oggi c'è Michelle. Fammi controllare. C'è, ma è occupata. Se pensavi di aspettare Michelle, mi dispiace deluderti. Sarà impegnata tutto il giorno con altri clienti. Down 1702. Sono rotta. Non posso venire, Tony è malato. Non gli interessa, ti vuole qui. Devo portarlo dal dottore. Sta morendo? No, non credo. Allora fregatene, devi venire. Lascialo con la vicina se proprio devi. Ma non posso. Sei la sua ragazza migliore e ti vuole qui per intrattenerti. Prego, trova un modo per coprirmi. Credi comprarle. Sei tu, Michelle? Che ti importa? Un tizio di nome Sam è un tuo cliente. Può darsi, Sam è un nome comune. Tu lo conosci. È uno che lavora per Don Salieri. Può darsi che ogni tanto l'abbia sentito parlare dei nostri affari. Può darsi che Don Morello ti abbia offerto soldi per vuotare il sacco. No, Sam si fida di me. Io non racconto nulla. Lui beh, il Don ha perso un sacco di soldi per colpa di qualcuno che non riesce a tenere la bocca chiusa. Ho soltanto chiacchierato con alcune ragazze di Morello. Non volevo danneggiare nessuno. Digli che mi dispiace, di al Don che d'ora in poi non parlerà più. Lo so. Mi dispiace tanto. Hai paura, quindi? Bene, non dimenticare questa sensazione di puro terrore. La paura di essere coscienti di essere a un passo dalla morte. Perché se farai vedere di nuovo il tuo bel faccino in città, ti ritroverai con due buchi in testa. Sono stato abbastanza chiaro. Sei fortunata che Sam ha un cuore d'oro. Ora vestiti e sparisci, questo posto esploderà. Grazie. Non tornare, saremo a posto. Thank you.
È un'esplosione? Segnalati all'hotel Corleone. Sospettato è in fuga sui tetti. Sei nella merda. Prendetelo prima che arrivi in strada. Accendi un bel fuoco. Facciarò. Voglio tutti gli uomini disponibili su di lui. Salite e tiratelo giù. È qui con noi. Laggiù, è sul tetto anche lui. Corro al riparo. Eri convinto di farci? Non pensavi di trovarci qui, eh? Facciamolo a pezzi. Merda. Sono secco. Ho sanguinato. A prescindere dai peccati possiamo trovare redenzione nella morte. E William? Era un peccatore, questo è vero. Ma era anche un figlio molto amorevole, un fratello protettivo e un amico fedele. In virtù di tutte queste qualità, preghiamo perché la sua anima trovi la salvezza. E ora chiamo qui uno dei più cari amici di Billy che vorrebbe dire qualche parola. La ringrazio, padre. Io volevo soltanto renderti omaggio. Billy, non te l'ho mai detto, ma per me eri come un fratello. Io ho perso il conto delle volte. Mi hai salvato da un pestaggio. Non so davvero come sia. Che stai facendo? Aspetta! È lui! È stato lui a uccidere Billy! Ti prego! In che cosa era coinvolto Billy? Sono qui! Non è ora di venire qui! Ricaricare! Ma che cosa ti ha preso? Uccidere dentro la casa di Dio. Erano tutti criminali, padre. Ladri, stupratori, assassini. E Dio era pronto ad accoglierli se avessero chiesto il perdono. Chi tra questi uomini avrebbe potuto redimersi aiutando i bisognosi? E magari avrebbe salvato anche una sola vita. Nessuno di noi, padre. Tu, bastardo. Se hai qualcosa da confessare, fallo velocemente. Niente più sangue qui, ve ne prego! Chiedo perdono, padre. Eh? Potresti considerarla come una punizione divina. Oh. Oh.
Che dici, siamo pari? Certo. Per ora. Per il disturbo, padre. Non voglio quei soldi insanguinati. Beh, hai accettato i loro. Non c'è molta differenza per come la vedo io. Dovrebbero bastare per coprire i fori delle pallottole e per tenere la bocca chiusa. Arriverà la polizia. Digli che il responsabile aveva un accento della costa orientale. Che veniva da fuori città. Capito? Non voglio mentire. Ma non dirò niente di niente. Bene. Sarebbe un peccato dover tornare. Dove cazzo eri finito? Appena sono entrato in chiesa, mi hanno riconosciuto. E mi hanno rincorso all'esterno. Che fine hanno fatto? La stessa di questi tizi. Forza! Dobbiamo andare! Vuoi darti una sistemata laggiù? Ma sul carro funebre, forza! Scherzeria dalle mie strade! Siamo cercando. Oggi non è andata come mi aspettavo. Pensa a guidare. O finiremo qui dietro nella bara. Non so cosa hai fatto al bordello, ma gli sbirri sono incazzati neri. È stato un macello. Ma è tutto risolto. Tutto risolto? Sì. Tutto. Abbiamo perso il sospetto a downtown. Lo troveremo. Grazie ancora per l'aiuto che mi hai dato, Sam. Pensavo... Niente che tu non avresti fatto per me. Lo so, ma essere a tanto così dal tirare le cuoia... Cristo... È da farsela sotto. Non dirlo a me... Cerca di non pensarci. Anzi, se posso darti un consiglio, non pensare a niente. Cristo santo, Tommy. Hai appena confessato una sparatoria in chiesa. E questo a confronto non è ancora niente. Sai che potrei arrestarti subito, sbatterti in cella e buttare via la chiave? Forse, se sei convinto di riuscire ad accusarmi. Ma così non arriverai mai a Morello. Eccomi, vi chiedo scusa, ho appena iniziato il turno. Cosa vi porto? Due speciali, per cortesia. E dell'altro caffè. Anzi, scusa, portaci tutta la caraffa. Ok, ormai ci siamo dentro. Quali sono state le conseguenze dopo la chiesa? Per quanto sembri strano, non è successo niente. Ho sempre pensato che Salieri avesse corrotto qualcuno perché non era nemmeno sui giornali. Abbiamo tenuto un basso profilo per 7-8 mesi. I poliziotti venivano spesso al bar per ricordarci di stare attenti. E Frank aveva saputo che Morello aiutava Ghillotti per la rielezione sperando fosse contro il Don. Abbiamo recuperato dei libri contabili dagli uffici di Morello. Per lui il 33 è stato un anno ottimo. Lui sapeva che eravamo in difficoltà. Mentre noi ce ne stavamo buoni, ha iniziato a danneggiare i nostri traffici. Con discrezione, prima dei camion spariti. Un pezzo grosso ha bevuto troppo ed è volato giù da un ponte. Uno dei nostri migliori clienti ha chiuso bottega all'improvviso. E non vi siete accorti di nulla? Non io. Forse Poli aveva intuito.
Ma nonostante le pressioni dei poliziotti e i traffici di Morello, continuavamo a guadagnare bene. E con il Don occupato a calmare le acque, non c'era molto da fare, a parte bere e spassarcela. Tutte le volte che andavo al bar di Salieri, incontravo Sara. È stato un bell'anno quello, finché Frank... Coletti? Il consigliere del Don? Sì, esatto. Mi ha aperto gli occhi. Li ha aperti a tutti noi. Quasi tutta la città sta parlando di voi, ragazzi. Sì, l'altra sera c'è stata una piccola rissa, niente di che. Non mi preoccupa la rissa al bar. Mi preoccupo perché quando entri in un locale, offri un giro a tutti. Dobbiamo pur spenderli i soldi, no? Allora spendili alle corse la domenica. Porta una ragazza al cinema, oppure investili per la miseria. Vuoi che diventi uno di Wall Street, per caso? Non scherzare, Tommy. Sto cercando di darti delle basi prima che il terreno crolli sotto di te. Hai mai avuto un cane? Ah, sì. Un bastardino da piccolo. Avevo 8 o 9 anni prima di lasciare la Sicilia. E avevo una bellissima cerneca dell'Etna. Tipo un piccolo levriero. Il cane più veloce che esistesse. Così ho incontrato il Don. Abbiamo iniziato a organizzare delle corse, puntando su di lei spiccioli, cartucce di fucile. Non c'era altro cane che riuscisse a starle dietro. Non perdeva una gara. Ma alla fine un giorno è successo. Ci siamo giocati solo un coltellino, ma non ho mai visto il Don così arrabbiato. È diventata vecchia. No. Gravida. È andata in calore, poi è uscita in cortile. E tutti i cani se la sono spassata a turno. Tu sei proprio come lei, Tom. Ogni volta che sventoli in giro i tuoi soldi, sei quella cagna in calore e tutti quelli del locale sono lì per fotterti. E quando ti avranno fottuto, non avremo più bisogno di te. Ora è chiaro il concetto? Hai reso l'idea. Bene. Devi iniziare a pensare alla carriera. Polly non può salire più di così. È perfetto per le risse, ma non potrebbe mai gestire qualcosa. Sam è leale, però è limitato. Ma tu, Tommy, potresti gestire la città un giorno. Beh, lo apprezzo molto, Frank. Quindi... com'è finita col cane? Il Don ha cercato di annegarla. Così gli ho rotto il naso. Puoi farmi scendere qui? Porta i miei saluti a Sara, Tommy. A quei tempi, tutte le cose passavano da Frank. I piani, gli ordini, i soldi. Dovevamo lavorare il giorno e la notte. Tommy, Frank ha detto di aspettarlo nel garage sul retro. Credo si tratti di un lavoro. Grazie, Luigi. Sara sta cucinando, poi ti porta qualcosa. Con questa pioggia? È una brava figliola. Ci vediamo domani, Luigi. Grazie di avermi aspettato. Io e il Don abbiamo ricontrollato i numeri del mese scorso. Di niente. Devo fare qualcosa? Vorrei che tu aiutassi Sam e Polly con un carico che arriverà stanotte. Merce di qualità? Dritta dal Canada. Dove vuoi che vada? Sam incontrerà i nostri amici in una fattoria fuori città. Polly terrà d'occhio i camion che trasporteranno il carico, ma vorrei che tu andassi con lui. Ci serve un altro uomo fidato. Voglio che tutto fili liscio. Va bene.
Recupera un'auto da Raffi e raggiungi Poli al magazzino. Ha delle armi nel caso ci fossero problemi. Certo, Frank. Tranquillo. Bene. Il Canadian deve arrivare sano e salvo, Tommy. Ricordati che c'è una cassa riservata per il Don. Fino a tardi, Ralphie. Io dormo quando Frank dorme. Diamine. Ci sta spremendo bene. Morello ci sta schiacciando su ogni fronte ormai, Ralph. Ma non sul traffico di alcolici. In qualcosa dobbiamo eccellere. Beh, io sistemo solo le auto, Tom. Ho cambiato di nuovo le targhe. Non si può mai sapere, no? Ci vediamo domani. Va bene. Special weather report. The heavens have opened, folks, and we're experiencing some adverse effects across the municipal area. A large storm front, not expected to arrive for several days, hit Lost Heaven late this afternoon, releasing a deluge of rainfall on the city. If you've been out in the last couple of hours, you don't need me to tell you. There are reports coming in of a number of traffic accidents. Sbrigati, Tom! Ehi, ehi! Stai più attento! Ma sono appena asciugato! Scusa. Sei mai stato? Oh, certo! Abbiamo già fatto altri lavoretti in fattoria. Tranquillo. Non c'è nient'altro che mettere le vacche e il cuore dove stiamo andando. Sono soldi facili, come piace a me. I ragazzi caricano i camion e noi ce ne torniamo a casa. Spero solo di fare in fretta un appuntamento. Ah, ti vedi con Sara, tu? Fai il turno di notte con la figlia di Luigi. Sei proprio un furbacchione. Prima ti metti a proteggere la sua virginità per poi pigliartela tu. Smettila, Poli. Avanti. Sta scherzando. È una brava ragazza. Tu sistemati e vedrai che lei sistemi da te. E ho il divano che mi aspetta. Chissà che razza di storie potrebbe raccontare sul suo vecchio. Luigi era un killer molto spietato ai suoi tempi. Ah, davvero? Sai che ha cominciato a lavorare al bar quando era una bambina? Avrà visto e sentito parecchie cose. Per me conosce i nostri affari meglio di noi. Diciamo che ne sa abbastanza da non farmi troppe domande. E questo è un bene. Non sarai costretto a doverle mentire. Minchia. Dovresti sposarla solo per questo. Sì. Sam doveva aspettarci qui, ma non si vede. C'è qualcosa che non quadra. Non saltiamo subito a conclusioni affrettate. Si starà riparando dalla pioggia. O si è scolato il carico. Così si sveglia. Non sta arrivando. Va bene. Andiamo a vedere. Io ti giuro che se trovo quel bastardo ubriaco marcio e mi rovino il vestito per colpa sua, ci stacco la testa a morsi. Tiè, nel caso Frank ci avesse visto giusto. Io vado ad avvisare i ragazzi. Ci impiego un attimo. Tu va avanti e controlla. Noi ti raggiungiamo. Qualcuno stava aspettando qui stanotte.
Ehi, sveglia! Getta quell'arma! Fatelo prima voi! Non c'è tempo per queste cose! Scusa, bello! Dovremmo usare le cattive. E va bene. Presto, corri! C'è lo sottotiro! Perché ci hai messo tanto? Stavamo cercando Sam. L'hai trovato? No, non ancora. C'è solo lui. C'era uno dei canadesi. Anche gli altri si erano tutti morti stecchete. Mi ci gioco le palle. Verde, Tommy. Ma io come potevo... Non hanno mostrato il distintivo. Non hanno nemmeno detto niente. Devono essere sulle propagande, Moretto. Bastardo. Non ha intenzione di lasciarci neanche questo. Che pensarci, Tommy? Dobbiamo trovare Sam e andare via.